popoli amanti di pace molto preoccupati per la situazione di coloro che in Italia stanno contro povero Berlusconi e impediscono di fare democrazia liberale come in Russia. Noi qui in Russia abbiamo vera democrazia liberale, tutti giornalisti, scrittori, autori, cantautori. A tutto quello che voi potete mettere nel calderone sono tutti quanti felici di stare in Russia. Vedete che qualcuno per entusiasmo si butta dalla finestra perché è felice, qualcun altro si inciampa in un pistola e si spara per sua personale autodidattismo suicida. Guardate quella donna impossibile che noi abbiamo protetto tanto e niente da fare, Diana Politkovskaja, e tanto ha fatto che è riuscita a farsi male, poi colpa di Putin. Guardate quell'altro, come si chiama, Litvinenko, sempre a stare con le sue tazze di tè, bevi tè oggi, bevi tè domani, bevi tè, sempre lì inzuppando con te e alla fine, per forza di cose, si è caduto del Polonio che evidentemente ha messo di sua mano e si è avvelenato. Poi la colpa di Putin. Poi, quando Silvio Berlusconi fa un'università per mettere Putin a fare la sua lezione di libertà, allora tutti questi che protestano dicono che Putin non è libertà, ma loro non sanno neanche che cosa è libertà. Loro confondono libertà, come al solito, con anarchia di fare quello che cazzo gli pare. Questa non è libertà. Buona libertà è quella, per esempio, di terremoto di Aquila, dove tutti quanti inquadrati in bellissimi campini di concentramento, con la torta della fine del pasta, tutte le nonne messe in fila, inquadrate in tutti gli alberghi lontani, hanno potuto vedere che effettivamente la loro città era stramorta, come deve essere una vecchia città che ha raggiunto una sua perfezione mortale. E allora tutto questo diventa una materia impropria di cattiveria, di antipatia nei confronti del povero Berlusconi, che vuole soltanto permettere al suo amico Vladimir Vladimirovich Putin, vuole permettergli di fare il suo dovere, cioè portare i giovani di fronte alla realtà di una buona armata rossa, di una buona di Gazprom, di soldi che vengono fuori direttamente dalla terra, bisogna aiutarle un pochettino, ma con quelli noi possiamo comprare giornali, televisioni, libri, cultura, tutto quello che vogliamo, e questa si chiama libertà. Adesso la dovete smettere, per favore, di dare fastidio a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, già poveretto, fa tanto per conto suo, c'ha pure un bellissimo letto intitolato Nostro Capo di Stato Vladimir Vladimirovich Putin, detto Lettone di Putin, e un uomo così gentile, un uomo che tutte le donne si vogliono trombare davanti e dietro, si mettono in fila, non può non essere un amico dello Stato sovietico, russo, e poi anche del fatto che, vabbè, KGB, KGB è sempre bello e noi siamo felici di essere stati KGB, per cui non capisco quelli che sempre stanno a rompere il cazzo con KGB. Quelli sono rompicazzinaia, noi li chiamiamo rompicazzinaia perché sono rompicazzo di KGB. Quindi per favore non rompete coglioni, che si scrive come va scritto con tutte K, tutti quanti spiriti aspri e acuti, perché altrimenti la grafia si perde, non rompete i coglioni e imparate che Putin è il vostro maestro di libertà e il signor Berlusconi è suo fratello. E non rompete, poi dopo non vi poi mandiamo noi le squadre di pulizia, va bene? Adesso viva la libertà, viva i liberali e tutti quelli che, vabbè, insomma, ci siamo capiti, chi doveva capire, messaggio trasversale obliquo ha capito. Arrivederci, buona giornata, buona libertà putiniana.